trasmissione Cultura. Sì, Cultura. E se parliamo di cultura, ovviamente non ci può essere Federica Panicucci, è chiaro. E soprattutto se si parla di cultura, la musica in TV si spegne subito. Subito, si spegne subito. Va bene tutto, però signor Bertolino, lei non ha un bel rapporto con la musica, non iniziamo bene. È vero, io ho un ottimo rapporto con la musica e pessimo con voi altri, va bene? Vabbè, cosa vuol dire? Adesso non è che noi abbiamo Pippo Baudo, abbiamo lei. Piano, piano, voi avete quello che vi meritate, la rete ha scelto me, ci sono io, voi eravate un cespite non ammortizzabile, siete qua e vi teniamo. Fa una bella cortesia allora lei, sì. Si renda utile, venga qua al microfono e andiamo avanti così. Grazie. One, two, three, per piacere, sono qui. Rintintin! Nel senso di cane! Ascolta una cosa! Per favore, per favore! Ascolta una cosina! Anche voi! È un minuto che ha iniziato la trasmissione, la gente a casa si è già buttata giù dalla finestra. Ma perché? Ma prova a dire qualcosa che riesca a farli muovere un pochino. Ma prova a fare questo annuncio, guarda la telecamera e dici: compagni e compagni, no, lavoratori di dolgoso, guardatevi sotto, proprio queste cose devi dire, prova. Non si può più, signore e signori, ci dice. Ma che signore e signori, cos'è che fa l'audience? È il popolo, è la massa, lo sai cos'è il popolo, te? Ascolta, facciamo un quesito, muovi la testa così. Senti qualcosa? No. È l'unico modo che hai per sentire il cervello che ti sbatte nella scatola. Ma non è vero. Come non è vero? Ci vuole più rispetto. Ascoltami. Ci vuole rispetto. Io sono il conduttore. Se mi va bene il mio programma, ho organizzato uno spettacolo che ho preso i diritti dalla Russia. Faccio un movie musical su Stalin. Sai chi è l'attrice? Su Stalin. Mi leggo perché dall'emozione non vorrei buttarmi sotto. C'è la sicurezza lì. Sai chi è l'attrice? È chi un sarebbe? Mix tra Maria Giovanna Elmi e la cagnetta Laika, il primo cane nello spazio russo. E lei è la Federica Panicucci. Ma no! Come? Federica Panicucci. Buonasera, buonasera. Grazie, troppo buono, grazie, troppo buono. Buonasera Enrico, scusa, cosa sei l'incrocio fra... Ma no, stavo parlando di un musical russo, cioè, ma tu che parte faresti? Un musical... Lucide di Swarovski praticamente, no? Vabbè, comunque. Enrico, sì. Hai bisogno di me per qualcosa? Non so, missione cultura, no? Stavi dicendo. Sì, ma c'è cultura, però mi spiace, ma siamo proprio. No, forse possiamo provarci, però non penso. Senti, che... Enrico, sono la persona più adatta, sai perché? Perché io da sempre frequento i salotti culturali, no? Quindi pittori, scrittori, i poeti. DJ, rapper, magari. Vabbè, che c'entra? Però insomma, tutte persone di un certo, livello, di un certo spessore. Questo è il livello. Dimmi. Avanego. Sì. Avanego. A chi non lo dice con la mano alzata. Avanego. Un grande successo. Avanego. Sei bravo, sto parlando io. Senti. Avanego, solamente per te ho fatto Napoli-Milano 1 ora e 10 minuti. È tanto, ci hai messo tanto. Lo so che è tanto, signorina Panicucci, ma quando a un certo punto mi ha fermato la polizia, non mi hanno fatto niente perché mi hanno riconosciuto, ho firmato una serie di autografi a Panicucci. Erano tutti i miei fans, Panicucci. Quando a un certo punto, voglio dire, ci siamo trovati a parlare, ci siamo divertiti un poco perché si parlava un poco di te. Di me? Sì, la polizia mi ha fermato e ha detto: senti, Tatore, ho detto: sì, senti, Tatore, ma com'è la Panicucci? Ragazzi, la Panicucci da vicino, che vi posso dire, è come in televisione, con l'unica differenza è quando sta vicino non puoi cambiare canale. Tatore! Tatore! Ma io non lo so! Ma ti applaudite, ma tatore, il solito gentiluomo, il solito gentiluomo. La Panicucci, mentre stavamo parlando di te, a un certo punto è passato proprio davanti a noi, a tutta polizia è passata questa macchina con gli sposi sopra. Andava a 220 km all'ora. Niente di meno, il lato veloce vicino alla fotografia ha cacciato pure al bomboniere.
Basta, basta. Guardami, cattore, guardami, scusami. E tu l'hai detto, guarda, la valevo. Ma lo sguardo intelligente, dai. E vabbè, ti viene più tardi, ma non ti è venuto. Senti, dottore, ma tu che vai sempre in motorino? Cioè, in macchina ci sei mai andato? Ci sei andato? Vicino a me, Panico, ci sei mai andato in macchina, Panico. Sì. In motorino, motorino, ma chi fa certe cose? Io ho la macchina di famiglia, Panico. È una multipla. Vabbè, bella la multipla, che c'è? È bella! La multipla è bella, Panico! Però non è una macchina, è una nave, Panico! Se si buca una ruota escono anche le smart di salvataggio! Tu veramente sei un genio! Panico! Sei zitto, sto parlando io! A Panico! Senti di me, non è un appartamento come me! Sì, ma un palazzo, sta bene! È un palazzo! Brava, Panico! È un palazzo! Pensa, Panico, è una macchina così alta, ma così alta che una volta stavo fermo a semaforo! A un certo punto ho sentito un rumore! Il clacson! No! No! Era il citofono, a Panico! Ma dai! Mi sono affacciato giù! Mi sono affacciato giù per vedere, Panico! Era un marocchino! Ho detto, senti, che vuoi? Ho detto, senti, vuoi aprire il portone, devo pulire vetro! Ma pensavo non farà! Ma Panico! Non gridarti! Vabbè, insomma, una macchina un po' altina, abbiamo capito. E dopo altro, il problema è parcheggiarla come macchina, perché è troppo pesante, allora, non riesco a svincolarla. Ma c'era il servosterzo, Servosterzo, ma servo spazio, tu! Perché non ci sta... Non ci sta lo spazio! No! Il problema più grosso! Il problema più grosso! Non ridere, vieni qua! Il problema più grosso, Panico, che è una macchina che c'ha anche il cambio automatico! Sì, perché dopo un mese che l'hai tenuta, il cambio automaticamente la cambia! No! Perché non è buona più! Non è così! La mia cosa che mi ha sbalordito, Panico, sulla multipla, il climatizzatore! Guaraneo! Una cosa... Panico, una volta stavo con la mia famiglia, abbiamo acceso il climatizzatore, era talmente forte, Panico, l'aria che usciva, che addirittura la mia ragazza ha fatto il naso alla francese. Il cane si è schiattato vicino a un otto, Panico, faceva con la testa così, si incastra, vengo un'altra volta, addirittura, Panico, c'era Sant'Antonio sul parabrezza che dopo l'ultima volata di vento niente di meno sembrava Branduardo. Ed è stato un suo amico. Andiamo, vieni. Branduardo, te lo do io. Chant les Félix et les Intés, haut des fortunes, bas femmes. Tutti voi vi sarete chiesti come mai una cultura ricca come la nostra italiana non abbia mai prodotto dei premi Nobel, ma pochi, se non Dario Fo. Allora io direi, a questo punto, parliamo sinceramente, la risposta è semplice. Tu non entri. Come non entri? Ma dai, per piacere, dai, troppo. Non mi piace la tua voglia. Non mi piace la tua faccia. Ho capito, ma cosa, io devo andare a fare la mia... Allora rinasci, cambi la voglia e poi torni. Allora se vuoi entrare, rinasci, cambi la faccia e poi torni. Rovinetto, io devo andare lì in mezzo. Ecco. Ma se usasse la testa anche per ragionare... Campione, se si fa rivedere gli allargo i pantaloni di una taglia. Ma no, ma povero Enrico, scusa, comunque lui è Agostino, il nostro addetto alla sicurezza è Agostino. Agostino, stai qua. E lui è il suo traduttore, eccolo qua. Giù le mani. Allora Agostino, guardami. Agostino, come stai? Agostino, guardami. Come stai?
Ho dormito poco. Oh, vedi che già va meglio. Hai dormito poco, come mai? Cosa hai fatto? Ieri la quella di quella buscata. Ieri sera ho fatto servizio di bodyguard per l'Apo e il Can. Agostino, non adesso, Agostino, per favore. Ah, l'Apo e il Can è il rampollo di Casagnelli. Vabbè, ma affermativo. Capito, cosa hai fatto? Dipende da che l'audio di Natale metti da te. Doveva dare il regalo alla sua fidanzata Martina Stella? Ma chiedi a me di darglielo. Ha chiesto a me di darglielo. Non ci credo davvero. No, pettegolezzo. Cosa le hai regalato? Dai. La Ferrari. Ah, la faccia, la macchina? No, di due fabbriche. No, tutta la fabbrica. Ma dai, ma perché? Ma come ti fai dire? Io ma dai, ma che tutta Maranello, mattone per mattone. Io mi ero di lei, tu assomigli a Bartolino. No, Agostino! Agostino! Agostino, vieni qua, cucino, zitto! Zitto, Agostino, per favore! Ah, mi scusi, sta bene? Allora, Agostino, basta! Mi ricordo di te, giù le mani! Basta, allora, Agostino, veniamo a te. Insomma, hai dormito poco, poi dai una giornata tipo di un buttafuori, così anche a casa lo spieghiamo, che magari qualcuno... Primo, colazione. No, Agostino, ti prego, cosa mangi? Fette biscottate. Fette biscottate? Sì. Burro. Com'è burro? Burro. Vabbè, Che arrivi. No, non ridono. E poi, pane burro? Anfetamine. E confettura di albicocca? No, ha detto un'altra cosa. Confettura di albicocca. No, vabbè, comunque, poi cosa fai, Agostino? Quando me ne vi balleno. Se non mi devo allenare, se non devo lavorare coi VIP, mi alleno. Ah, ti alleni tipo arti marziali, difesa personale, cose così? No. Faccio le imitazioni. È vero, ricordiamo che Agostino è un campione nelle imitazioni. È bravissimo. Ce ne fai una. No, mi vergogno. Vieni qua. Non dovete applaudirlo che mi è un po' timido Agostino. Faccio un'imitazione, dai, un'imitazione. Dai, una per noi, dai, per la Pani, per la Pani. Va bene, Eros Ramazzotti. Scusa, Eros Ramazzotti. Via di qui, Ramazzotti. Certi amori finiscono. No. Una testata per sempre. No. È venuto. No, non è svenuto. Non è svenuto. Fai qualcosa. Federica, Scusa, l'hai scavalcato così. Sto impegnandomi a portare qui dentro un po' di impegno, di cultura, no? E tu mi porti palestrate, analfabeti, questo ammasso di bitume che viene qua a fare queste cose. Dai, per cortesia, scusa, no? Ma bisogna fare qualche cosa. Guarda che noi lavora qui. Questa è un bulldozer, non è il privé della tua discoteca preferita. Ma lui lavora bulldozer. Cioè... Lavorava. Come ho già fatto la telefonatina. No, Enrico, ma dai. Sì, prende il largo. Sì, ce l'ho io la cura contro l'ignoranza. Ah, sì? Sì, l'ignoranza. Tipo cosa? Sì. Tipo il giornalismo. Il giornalismo, certo. Perché noi qui dobbiamo dare anche informazione, non solo divertimento. Ah, certo. E allora, come giornalista, l'ho voluta io, mi sono impegnato per averla, ha superato grandi selezioni, Aida Gespica. Certo, Aida. Vabbè, magari... Enrico, magari un po' velocemente, però. No, l'informazione ha il suo tempo. Buonasera, Aida, buonasera. Buonasera e grazie per essere intervenuta. Prego, notizie importantissime. Aida 1. Ecco, quello era il titolo, però... va bene. Due appunti. Un recente studio ha dimostrato che i biscotti si insupano meglio nel latte caldo che in quello freddo. Punto. E questo è vedi che funziona. Bravissima. Perché Enrico, questa è tutela del consumatore. Enrico, notiziona. Questa è tutela del consumatore. Ci sono delle informazioni. Ha maleducato. Guarda che se te la controlla a lei, ma devi la pure a me. Ma se ne vada via. Non può. Aida, Enrico, scusa. Sì. Aida, ti presento la fidanzata di Enrico. No, cortesemente. Non facciamo scherzo. Sì. Piacere. Lei va via subito. Cosa fatta qua? Allora, ci scusiamo per l'interruzione. È un momento abbastanza difficile. Enrico, sì. Scusami, io e te usciamo un attimo, ti lascio con la fidanzata. Noi ci vediamo fra un attimo, c'è la pubblicità.